sguardo riflessivo e compassato accarezza le giadre betonelle, il rosso mattone che si aggrovigliano, inquiete e poco disciplinate, accanto a giallastri mattoni contenuti e poi staccionate, bianco smaltate, di alluminio leggero, circuiscono coscienze inquiete. Un letto di cielo bluastro, a tratti fuligginoso, sofferente, angosciato, funesto, quei tetti spigolosi e sofferenti. E poi note, screpolature, crepe continue in questi atavici marmi increduli. Soltanto noi e solo noi, siamo padroni del nostro futuro. Una linea continua, un tragitto perpetrato nel tempo, che ci condurrà laddove l'arcano mistero ancora nulla ci sa dire o ci può dire, però è giusto che noi sappiamo e continuiamo nel nostro viaggio terreno. Ci sono davvero tante risposte che non ci vengono concesse, troppe domande che non hanno risposta alcuna, ma credo che fondamentalmente le esperienze, belle o brutte, vadano sempre e comunque fatte. La crescita è una piccola bussola che corre all'impazzata e di tanto in tanto traspira vergogna di inquietudine, ma poi si ferma. Due tratteggi più in là per cercare di comprendere laddove ha sbagliato o mal compreso. È un grande ed eterno punto interrogativo la nostra esistenza, inquieta. Abbiamo talvolta funestati dai nostri errori, rabberciati dei nostri dubbi, e talvolta viviamo una vita davvero poco comprensibile, perché racchiusi miserabilmente in metallifere gabbie rugginose, e la cosa più importante è cercare di uscirne al più presto, altrimenti man mano che l'ossigeno finisce rischiamo di rimanere esanimi a terra e quindi le nostre emozioni scompariranno all'eterico contatto. L'artista esistenzialista, buonanotte a tutti.